Saveriano e social media è il, il titolo di questo convegno. Un caloroso benvenuto a tutti voi, confratelli, sorelle saveriane e rappresentante del saveriano dell'Italia. Siamo qui per un convegno speciale, credo che sia il primo del genere nella storia della nostra famiglia saveriana. Ci concentreremo sul mondo dei social media per comprenderne l'utilità, per valutare le grandi opportunità che questi mezzi ci offrono e per imparare come usarli in vista di vivere pienamente il nostro carisma oggi. Un ringraziamento sincero a coloro che, accolta la proposta della Direzione Generale, hanno dedicato tanto tempo e creatività per organizzare nel miglior modo possibile il convegno, stendendo anche un programma di lavoro che, almeno personalmente sono certo, soddisferà tutti noi. Volentieri condivido alcune idee nella speranza che possano aiutare a cogliere il maggior frutto possibile da questo convegno internazionale saveriano. Mi scuso fin da ora se presento il mio intervento in questa forma obsoleta. È ormai arcaica, leggendo da fogli stampati. È un segno evidente che sono il primo a necessitare di questo convegno per mettermi al passo con i tempi. Primo punto che desidero condividere. Passione per il nostro carisma saveriano. Le Costituzioni al numero 4 sono parole cariche di energia e invitano ad essere missionari dall'animo e mente aperti, evangelizzatori ottimisti e creativi. Esse dicono, il Fondatore ha voluto inoltre che come missionari avessimo grande apertura di orizzonti, capacità di adattamento sostenuta da una umanità ricca ed equilibrata e cultura rispondente alle necessità della nostra missione. Fedeli al suo desiderio, <coughs> incrementiamo in noi lo spirito creativo senza preclusioni o pregiudizi nei confronti di persone, culture, ambienti e metodi di evangelizzazione. Il sedicesimo capitolo generale al numero 51 definisce l'incontro come il metodo più efficace che il saveriano deve usare per annunciare il Vangelo. Il capitolo generale dice, la parola incontro sottende diversi concetti, il cammino e lo sforzo di avvicinarsi, la gioia di riconoscersi, l'accoglienza, il dialogo e lo scambio di notizie, il riallacciare relazioni distanti, sfilacciate o sofferte. Modello di questo non può essere che la Trinità. Il Padre incontra ogni persona in Gesù Cristo e nello Spirito questo incontro diventa possibile e intimo lungo il passare dei giorni. E noi, dopo averlo sperimentato nella profondità delle nostre vite incontrate, siamo chiamati a favorire questo incontro quasi come dei catalizzatori. In questi testi normativi, Costituzioni e capitoli troviamo una nobile descrizione del mondo dei social media. Essi sono strumento e luogo di incontro, condivisione della strada che porta alla maturità umana tramite le relazioni autentiche, occasione per un dialogo di vita profondo e coinvolgente. I social media quindi nella loro totalità sono strumenti di comunione e non di comunicazione, strumenti che desiderano l'incontro, la comunione e non semplicemente una superficiale conoscenza. In mano al missionario e alla missionaria, i social media possono diventare una nuova opportunità di evangelizzazione. La Congregazione per la Dottrina della Fede, nel documento intitolato Nota Dottrinale su alcuni punti dell'evangelizzazione, documento del 2007, al numero due dice esplicitamente: Dove portiamo agli uomini soltanto conoscenze, abilità, capacità tecniche e strumenti, la portiamo troppo poco. La passione per il carisma di conseguenza. È l'anima di ogni nostra metodologia apostolica. Trasforma ogni opportunità in mezzo provvidenziale per annunciare il Vangelo. Usa in modo il più perfetto possibile tutte le varie tecniche che l'intelligenza umana produce e vede in ogni strumento la presenza della bontà di Dio che nulla ci fa mancare affinché sia reso possibile l'incontro tra di noi e di noi con Cristo. In sintesi credo che possiamo dire così. La passione per il nostro carisma ci rende attenti a non perdere alcuna possibilità affinché Cristo sia annunciato e conosciuto. Come saveriani usiamo normalmente il termine famiglia, che esprime lo stile di vita e di incontro che vogliamo costruire. In questo convegno forse è più adatto usare il termine rete. E il termine non è sbagliato. Il sopracitato documento, nota dottrinale su alcuni punti dell'evangelizzazione, al numero 9, dice: L'incorporazione di nuovi membri alla Chiesa non è l'estensione di un gruppo di potere, ma l'ingresso nella rete di amicizia con Cristo. Allarghiamo questa rete di amicizia con Cristo. Invitiamo ad entrare in questa rete, creiamo reti di incontro autentico perché, come dice il Vangelo di Giovanni, tutti abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Secondo punto che voglio, desidero condividere, amore intenso per la nostra famiglia. Nella lettera enciclica Deus Caritas Sesta, numero 21, Benedetto XVI definisce la diaconia come segue: Diaconia è il servizio dell'amore del prossimo, esercitato comunitariamente e in modo ordinato. Personalmente applico questa definizione al convegno che stiamo per iniziare. Esso è un momento nel quale ci focalizziamo sul nostro carisma, cioè sulla proclamazione esplicita del Vangelo di Cristo, accogliendo tutti quei mezzi che sono posti nelle nostre mani affinché lo scopo sia raggiunto. La chiarezza dello scopo da raggiungere permette anche una adeguata, ordinata scelta dei mezzi. Lo scopo per essere raggiunto deve essere amato, desiderato, sempre davanti ai nostri occhi. Il convegno sui social media avrà efficacia e significato solo se è espressione di amore intenso per la nostra religiosa famiglia, come troviamo nella lettera testamento numero 10, perché ogni nostra attività e ogni nostra attitudine e capacità sono utili nella misura in cui servono allo, al raggiungimento dello scopo comune. Quindi siamo diaconi del Vangelo nella misura in cui operiamo comunitariamente e in modo ordinato. Il convegno sui social media ci deve aiutare all'uso comunitario, ordinato, ben finalizzato, preciso nel contenuto e ben definito nello scopo di questo potente mezzo di comunione, i social media, affinché la rete del Vangelo e della urgenza missionaria diventi luogo di incontro tra noi e molti fratelli e sorelle. Nessuno di noi è qui per imparare nuove tecniche multimediali o per perfezionare, di cui già, per per perfezionare ciò di cui magari è già a conoscenza. Per raggiungere questo obiettivo se questo fosse l'unico avremmo potuto evitare viaggi e anche l'organizzazione di un convegno. Siamo qui invece come famiglia. Siamo qui perché ci interessa il carisma della nostra famiglia. Siamo a Tavernerio perché vogliamo avere un cuor sole, un cuor solo ed un'anima sola e vogliamo lavorare bene per il Vangelo. Vogliamo bene alla congregazione e desideriamo parlare un unico linguaggio per unire i popoli, per trasmettere un unico messaggio, per dare una testimonianza corale della gioia del Vangelo. Queste due settimane di convegno quindi contribuiscano in primo luogo a intensificare la rete saveriana interna, la connessione tra di noi, la nostra unione con i confratelli, l'adesione incondizionata al carisma della famiglia la disponibilità a fare tutto per il Vangelo. Ricordiamoci le parole del sedicesimo capitolo generale numero 63. La missione è un impegno affidato alla congregazione prima che ai singoli confratelli. Pertanto, essa si svolge si sviluppa e porta frutto nella comunità. Allora anche le tecniche che impareremo durante questo convegno riceveranno nuova luce, nuova energia e significato pieno. Anzi, noi non le chiameremo più semplicemente tecniche, ma metodo missionario, strumenti di evangelizzazione, vie di annuncio, manifestazione di un progetto apostolico, in una parola autentica diaconia del Vangelo. Papa Francesco definisce il primo annuncio con le seguenti parole che troviamo nella Evangeli Gaudium al 178. Desiderare, cercare e avere a cuore il bene degli altri. In sintesi, amiamo la nostra famiglia, identifichiamoci con il suo carisma, e allora il nostro servizio al Vangelo sarà efficace atto di amore e autentico incontro con tutti. E i mass e social media acquisteranno valore e urgenza nella nostra famiglia. La terza riflessione che propongo si intitola L'Audace Progetto. Eh, questa parola del fondatore esprime coraggio, esprime intensità spirituale e progetto di vita. È parola attuale per i saveriani di oggi perché contiene in sé una definizione oggettiva del primo annuncio. E non può essere considerata una definizione romantica di missione. Annunciare Cristo, troviamo nel Nuovo Testamento, richiede parresia, cioè richiede che sia annunciato apertamente, pubblicamente, chiaramente, quindi con audacia. L'audace progetto è ancora oggi necessario per la conoscenza di Cristo e adesso dobbiamo sempre ritornare e prendere ispirazione. A questo siamo invitati dal sedicesimo capitolo generale numero 58. Il ritorno alla fonte, al primo annuncio ci farà sicuramente più propositivi e creativi, convinti come siamo che questo nostro carisma è ancora attuale e in grado di affascinare molti giovani in molte parti del mondo. La creatività e la volontà positiva sono alimentate dalla grandezza del progetto che abbiamo nella nostra vita. Per questo motivo siamo invitati a conoscere e a usare nel miglior modo possibile ogni mezzo che la tecnologia mette a nostra disposizione. Il convegno al quale. Stiamo dando inizio, è stato programmato non per diventare esperti di nuove tecniche e dell'uso di strumenti per la comunicazione in tempo reale, ma per essere più audaci nella realizzazione del progetto a noi lasciato dal fondatore. Il progetto supera la tecnologia. A noi saveriani la tecnologia digitale è perfettamente inutile se non è strettamente legata all'audace all progetto che dobbiamo realizzare e per il quale abbiamo consacrato la vita. In altri termini, oggi. La congregazione si trova nella necessità di avere coraggio e intraprendenza non nell'uso dei più sofisticati mezzi di comunicazione, ma di rinnovarsi radicalmente nel suo coinvolgimento con il progetto missionario lasciatoci dal fondatore. Il convegno, quindi. È un momento necessario di formazione. Non è esagerato dire che esso è indispensabile. È stato organizzato anche perché ciascuno dei convegnisti, tornando nella propria circoscrizione e occupazione quotidiana, possa istruire ed entusiasmare i confratelli, le consorelle, il laicato saveriano ad usare questa tecnologia per il bene della missione. Il convegno è importante e va sfruttato. Questo convegno doveva quindi essere fatto. Ne sono certo e anche ne sono già soddisfatto fin da adesso nonostante i piccoli problemi tecnici che sono inevitabili. Però ci ripetiamo ancora, il convegno prende significato dal progetto di vita saveriano e da nient'altro. Avrà valore se sarà sempre e solo Riferito all'audace progetto che San Guido Maria Conforti ci ha lasciato. In sintesi, il coraggio apostolico, che è nel nostro animo, la radicalità nel donare la nostra vita per la missione, la totalità del dono di noi stessi al Vangelo. L'energia spirituale che anima la nostra vita, tutto questo renderà efficace il convegno e di conseguenza la tecnologia digitale apparirà ai nostri occhi in tutta la sua bellezza e urgenza. Ecco, stiamo per entrare nel mondo straordinario della rete. Credo che sia convinzione di tutti che ne conosciamo, almeno la maggior parte di noi, solo una minima piccola parte di questo mondo. Scopriremo tante meraviglie, realtà inimmaginabili e affascinanti, soprattutto per chi come me non conosce quasi niente. Ci divertiremo. E rimarremo sbalorditi di fronte ai sistemi che muovono la comunicazione, di fronte alle possibilità che questo mondo virtuale ci offre. Non mancherà di certo la nostra commozione al contemplare le grandiose possibilità della mente umana, che riesce a captare, dirigere, concretizzare onde invisibili ai nostri occhi e trasformarle in frasi, in comunicazione verbale e sonora, in comunicazione immediata che non conosce barriere di tempo e di spazio. Il convegno ben presto potrebbe trasformarsi in occasione e anche in tempo di meditazione e contemplazione della potenza dell'intelligenza umana che partecipa della sapienza divina. Un grazie sincero a tutti coloro che hanno contribuito alla programmazione e realizzazione del convegno, ai relatori che ci aiuteranno, a tutti voi che siete venuti da lontano. Allora mettiamoci in sintonia gli uni con gli altri o meglio mettiamoci in rete. Buon lavoro a tutti.